Oggi a colazione mangio l'anguilla, perché questa è una colazione prettamente giapponese, a parte le patate che mi piacciono. E c'è un po' di robina qua, compresa anche la zuppa di miso, a cui ho messo dentro il mentaico, che sono le uova di merluzzo, ma adesso sono già squagliate. Sono con Giappotour. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. C'è anche il disturbatore dietro che sta facendo colazione, ecco, sta prendendo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Di mattina che ti spari il pollo con le patate. Il pesce, l'ho visto, infatti ero triggerato dal pesce, il tofu. I Giappotour sono impegnativi. Impegnativo, quindi bisogna. Esatto, sì. Esatto. Poi lo dice il medico, quindi. Allora, che cosa ci abbiamo qua? Insomma, al solito per mangiare l'insalata, un po' di frutta. Insomma, Bushi, è questa qui che è l'anguilla. Kamaboko, che è insomma un pasto di pesce, il tamagoyaki, la verdura varia, il daikon, le patate dolci, ancora il daikon, il pollo teriyaki, l'uovo, il pesce, le patate. Ci sono il Napolitan con la R, spaghetti e ketchup. Poi qui che abbiamo? Giusto, il bacon e poi abbiamo la zuppa di funghi, la zuppa di riso praticamente e il curry. E qui ci sono i belli, questi, gli udon verdi. E questo è quello con cui si condisce la salsa di soia, il malefico, natto, l'uovo, il tofu, varie cose. E poi qui la zona del dolce, vedete, un pochino più contenuta, perché ovviamente. L'anguilla a colazione non l'ho mai mangiata, sentiamo com'è. Però è buona. Bene. No, proprio buona. Io non faccio più la colazione dolce da anni. Sì, con una moglie giapponese. No, ho optato io per questa cosa. Sono io online in viaggio di autunno, mi sono anche la febbra stamattina, trovate tutte le informazioni qui nei commenti. Questo l'hai provato, mai provato questo qui? Mai. Tamagoyaki, questo è frittata. Frittata? No? Frittata, sì, senti. Dolce però, sì, veramente dolce, sì. Il natto non l'hai preso quindi, eh? No. Quella di plastica. Vieni, ti ci porto io, vieni a prendere il natto, vieni. Quello lì. Quello dietro. Il bicchiere alla dietro, quello che l'ha panato. Bravo, quello. Buonissimo. La zuppa di miso, l'ha sentita? Questa qui è buona. Ora perché voi fate colazione dolce, quindi. Ci sta molto bene la zuppa di miso. No, devi aprirlo. Tipo Kinder, ce la devi comporre. Anzitutto, sei sicuro di volerlo mangiare? Cioè, nel senso. Non so cos'è, quindi di base però, sì. Se non ti piace, ti offendi? Ma non so. Io mi offendo. Vai. Ma intanto, tipo, come le istruzioni? Come si fa? Vai, aprilo, apro. Devi prendere le bacchette, per farlo più buono, devi prendere le bacchette. Pura, che video l'hai visto? Che video? Si è rotto il cielo con una. Sì, è fatto molto bello lei. Ma che composizione, come mia moglie. Tira su, tira. Tiri. Ma è un sapo. Eh? Niente, che dopo. Vai. Adesso devi prendere le bacchette. No, le yogurt. No. Lo yogurt è all'inizio, vale. Quella roba bianca. È quella roba bianca. No, devi girare. E il latte? Devo girare. Sì, ci devi buttare dentro quella. Quella salsa. Allora, prima buttaci dentro quella salsina che hai trovato dentro. Fine tutte e due, giusto? No, quell'altra no, è troppo piccante. Quella. Gira. Quelle bacchette devi girare. Inizia la magia. Vai. Gira. Vai. Gira, è bello. Sembra che passo del cugino di Spagna. Vai, adesso prova a mangiare, no? Adesso prova. Prova. Ragazzi. Tiralo su, cioè tira sul bicchierino, vedi? È soia fermentata, dai, però è una delle cose a me non piace, insomma, lo sanno tutti. Nemmeno a te. Sei autorizzato al fatto che non ti piaccia. Soia fermentata? Sì, esatto. Vabbè, la puoi mettere anche in mezzo al pane. No, vabbè, chiudiamo qui. Buono però, dai, la faccio anche Giorgio Giovanni, conosci Giorgio Giovanni? Allora è buono, sì, buono. Giorgio Giovanni Dragon Ball. Giorgio Giovanni Dragon Ball, bravo. Ed eccomi tornato in camera, siccome ci stiamo trasferendo c'è un po' di casino, faccio vedere anche il bagno di questo albergo, è proprio bello, guardate qua. Allora, colazione mi piace un sacco a me qua, perché questa anguilla era veramente buonissima.
Quindi grazie a tutti, poi ho fatto anche lo scherzone del natto a Angelo. Grazie a tutti per aver visto questo video, vi ricordo che sono online i viaggi per tutto l'anno di fatto, ci sono per l'autunno, per l'estate, per l'autunno, per Capodanno. Questo è uno degli alberghi che usiamo per Giappo Tour, quindi è ad Asakusa, vicino al Sensoji, zona tranquilla qui dietro, però a 5 minuti a piedi da qui potete andare al Sensoji, che è il tempio buddista più bello e più importante che c'è a Tokyo, più grande. Durante la notte vi fate il giro, eccetera, che è bellissimo. Grazie a tutti per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video da Giappone. Ciao ciao!